Quando si verifica un forte terremoto, disporre rapidamente di dati e risorse di calcolo è fondamentale per dare un adeguato supporto ai soccorsi. Il GAR sta lavorando con l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale per migliorare il sistema. Dopo un forte terremoto, il fattore tempo è determinante per i soccorsi. L'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale OGS, che ha la sede centrale a Trieste, gestisce il sistema di monitoraggio dell'Italia nord-orientale. Puntando sull'infrastruttura messa a disposizione dal progetto Terabit, intende utilizzare risorse di calcolo che si trovano in altre regioni d'Italia per velocizzare l'elaborazione e la fornitura di informazioni alla Protezione Civile. La rete di Terabit è una rete veloce e con dei nodi di calcolo dove noi possiamo accedere proprio a dei processori che ci permettono di fare delle simulazioni numeriche più sofisticate. Quando c'è un terremoto, di solito noi, in tempi molto brevi, quindi qualche minuto, facciamo una stima dello scuotimento sulla base di quello che registriamo, però con dei metodi molto semplificati. Sempre sulla base di questa stima possiamo stimare anche i danni che ci aspettiamo. Però queste stime sono molto semplici, servono nei primi minuti proprio per decidere dove mandare, per esempio, le squadre o dove intervenire. Per fare delle valutazioni più avanzate, quindi anche decidere meglio come definire le priorità, mandare degli aiuti, come gestire anche l'emergenza, c'è bisogno di delle stime un po' più precise. E questo è possibile solo avendo risorse di calcolo in modo, tra virgolette, si dice urgente, quindi si parla di urgent computing quando queste risorse vengono messe a disposizione subito. Il progetto coinvolge vari partner, fra i quali il GAR, il Politecnico di Milano, l'INFN. Per i test si usano i supercomputer del Cineca di Bologna. Secondo le stime, elaborazioni che oggi richiedono giorni di calcolo si potranno effettuare molto più rapidamente. Potremo in poche ore dare una stima molto più precisa di questi danni e di questo scuotimento, che quindi loro potranno utilizzare per rifinire le attività nella fase ancora di emergenza.